presidente della Prologo, quest'anno insieme al gruppo che mi sostiene abbiamo deciso, proprio in seguito alle parole che ha detto Luisa, di dare un servizio di accoglienza superiore agli anni precedenti, scendendo in primo campo, cioè in prima linea. Abbiamo parlato con i ragazzi del paese e tutti erano disponibili, vogliosi di dare un servizio maggiore, organizzando noi la distribuzione delle bevande su tutto il territorio, la pulizia dei tavoli e tutti questi servizi che sembrano di secondo livello, però negli anni precedenti spesse volte sono successe delle problematiche, dei disguidi con clienti per interessi. Noi organizziamo non per gli interessi personali a livello economico, ma lo facciamo per promuovere Campile sul territorio locale e nazionale. Un'altra novità importante è quella noi l'abbiamo chiamato un panino di cultura, in collaborazione con l'associazione Gemini del comune. Diamo la possibilità ai visitatori di Campile in questi 4 giorni della sagra di poter usufruire di una guida che spiegherà loro la storia dei monumenti più importanti di Campile, che può essere il Duomo, può essere la Scala Santa, il Palazzo Farnese, qualsiasi informazione a livello storico, culturale che la nostra piccola cittadina può dare. Ho voluto istituire un premio della critica che verrà assegnato a un porchettaio da una giuria composta dagli ex presidenti della Prologo che si sono succeduti dal 64 in poi. Ci sono delle novità rispetto agli altri anni, queste novità ovviamente non fanno che piacere all'amministrazione comunale che sto rappresentando qui stamattina, perché significa che questa sagra si evolve, quindi che migliora anno per anno, cercando di offrire all'avventore, a colui che deciderà di partecipare, e sono in tanti effettivamente, di trovare un'offerta migliore. In che cosa in particolare? Beh, due sono gli aspetti che mi preme mettere in evidenza. Uno è quello legato alla musica, cioè rispetto agli altri anni ci sono vari punti all'interno del centro storico di Campile, come sappiamo è un centro storico particolarmente affascinante, userei questo termine, e vari punti in cui saranno generi musicali diversi, quindi chi parteciperà alla Sagra Porchetta di Campile, oltre a poter degustare questo cibo che Campile produce storicamente da centinaia di anni, potrà anche sentire la musica che più lo aggrada visitando diverse aree del centro storico. Poi, altro aspetto importante è quello legato agli eventi culturali. Rispetto agli altri anni si è deciso di dare la possibilità di unire cultura alla cultura enogastronomica. Cose, perché è vero che viene usato il nome di sagra, ma quella per me è una manifestazione super istituzionale, perché se Campile è passata la storia per 42 anni, ringrazio anche Farina che fece quel meraviglioso libro, eccetera, e questo nome va in giro in tutta Italia e oltre, ma è dovuto a questo, Presidente. E quindi noi cominciamo un po' a difendere anche le nostre situazioni, in particolar modo noi dell'interno, abbiamo 1000 difficoltà dell'interno, non abbiamo la fortuna di avere il mare, non avendo il mare abbiamo anche l'aria buona, in contrapposizione loro, e che l'acqua che possiamo